Buonasera Salvatore. Ciao Monica. Scusa un attimo Monica. Sì. Oggi è una bellissima giornata. È la giornata che prelude la vera primavera in Sicilia. Ma in Sicilia, ad Agrigento, i mandorli sono in fiori già da ottobre a novembre. Perché qua non ha fatto inverno, ha fatto estate, qua facevamo i bagni. Purtroppo è un'alterazione della natura dovuta a problemi umani, perché è solo l'uomo che crea questo problema, ma non stiamo a parlare di questo. Vorrei dire che col sole che c'è e con l'aria che c'è qua nella nostra campagna, al limite di Marsala, a pochi chilometri da Marsala, voi stessi mi sembra che state soffrendo i benefici, o sbaglio? Sì, sì. Cioè, vi siete abbronzati, l'aria è meravigliosa, non ci sono rumori di macchine, siete in un paradiso. Sì, è vero. E allora io voglio dire a tutti quelli che ci ascoltano, che ci stanno vedendo, una piccola poesia, non so se la ricordo tutta, da quando ero ragazzino, è intitolata Sicilia. I furisteri che in Sicilia sono, la guardano con grande meraviglia, dicono che non c'è in tutto il mondo un'isola che alla nostra si assimiglia. Sicilia, Sicilia, canta la pastoredda, Sicilia, Sicilia, yoga la fontanedda, l'aria lo sole ingheno, l'aria di poesia, Sicilia, Sicilia, tu sei la terra mia. Poi c'è che munci bello rire, munci bello è l'Etna è vivo da secoli, da millenni, e noi siamo vivi finché vive l'Etna. Quando l'Etna muore, moriamo pure noi. C'è un'antica leggenda di Colapesce che tiene la triade siciliana, lo tiene per le mani, come il gigante Atlante manteneva il mondo sulle spalle. Questa è un blec che io ho voluto dire per la nostra bella terra, per il nostro sole che esiste tutto l'anno. Una piccola introduzione della nostra terra. Allora, questa sera non ci sarà un video particolare, ma sarà appunto un seminario. Sì. Allora, tu ti rivolgerai a me, Io mi rivolgerò un po' a loro se vogliono parlare. Se non vogliono parlare, fanno i lappani. Problemi loro. Allora, tutto quello che accade nelle preghiere non avviene al di fuori di noi stessi, ma appunto avviene dentro la nostra mente e proietta fuori di noi le immagini sia del bene sia del male. Dio ora ci dà la materia Maya e noi creiamo le immagini come un vasaio dalla creta inerte, attraverso la sua mente modella appunto il vaso. C'è un'antica leggenda, se ne parla, l'ho sentita pure da bambino, credo che viene narrata fin dalla notte dei tempi. Quando Dio creò il mondo, diede al suo angelo prediletto, Luce Bella si chiamava allora, la capacità e la facoltà e il potere di creare ciò che lui, cioè di modellare ciò che lui aveva creato. Lui aveva creato la materia Maya, aveva messo in attività tutte le particelle elementari e aveva risvegliato la Maya, l'illusione. Ora gli uomini vivono di questa materia, di questa illusione. E questo grandissimo angelo, che era il prediletto di Dio, cominciò a creare gli universi, cominciò a creare il mondo, cominciò a creare tutte le cose che esistono a livello di particelle materiali, come per esempio i soli, come i pianeti, come le galassie, gli universi, i cosmi. C'è tutta la parte materiale
non solo a livello tridimensionale, ma a livello della quarta, della quinta, della sesta, della settima, dell'ottava, fino alla dodicesima dimensione. Ma tutta materia con frequenze totalmente diverse l'una dall'altra. Beh, un giorno quest'angelo meraviglioso, che era il cuore di Dio, divenne più prepotente e dentro di sé la parte della materia oscura che aleggia in ognuno di noi, compreso lui, prese potere e disse: perché io mi devo sottomettere a lui? Alla fine cosa ha fatto lui in realtà? Ha fatto qualcosa che non esiste, che è un'illusione. Ha fatto la Maya, l'ha messa in movimento. Sono io quello che ho creato veramente. Io dal niente ho creato i mondi, gli universi, le galassie, ho creato tutto quanto. Io sono come lui, anzi io sono superiore a lui. E si dice, si narra, che l'angelo di luce cadde, da luce bella divenne Lucifero. E noi ne subiamo le conseguenze, dice così la leggenda. Io non posso dire sì o no perché sono ignorante, sono surido. Qualcosa del genere lo potrebbe dire Salvatore, ma Salvatore non parla con me, comunica soltanto. E questa situazione è in tutti gli esseri viventi, in tutti gli uomini, che hanno dentro di sé le particelle di Dio sotto forma di atomi. E questi atomi, sia dalla materia che dal mondo materiale, che dal mondo vegetale, che dal mondo animale di cui noi facciamo parte, perché facciamo parte della materia della razza animale, ma siamo del regno animale, scusatemi, ma siamo razza umana. Noi dovremmo essere la gemma che sale verso l'alto sempre che si evolve, portandoci verso Dio, con un processo di catarsi universale che ci dovrebbe portare alla luce divina. Questo sta facendo Salvatore, essendo questa grande anima che è caduta nei regni bassi, che adesso tramite il corpo psicofisico di mio papà e di mia mamma, che sarebbe Turiddu, sta cercando di acquistare le ali per poter, attraverso una catarsi evolutiva, aiutando le persone umane, che lui chiama fratelli d'umano cammino, a crescere. Se lui riuscirà a portare a termine il programma che gli hanno dato questi angeli di luce attraverso me, attraverso la mia ignoranza, io certe volte non lo seguo più perché i miei neuroni vanno in tilt. Lui assurgerà attraverso una catarsi di fuoco verso il regno dell'anima universale. E quindi sarò un angelo fra gli angeli, con le ali. Io non so la fine che farò, perché dopo aver sopportato tutti questi dolori e queste sofferenze, non lo so. Ma voi siete quelli che, come me, come tutti gli altri, come tutte le forme di cui Luce Bella diede la capacità e la potestà attraverso, diciamo così, la conoscenza, l'informazione, ma che proveniva sempre da Dio, perché lui era una creatura di Dio, non è che era di per sé stesso da sempre esistita, esistette perché lui l'ha creata. E così noi ci siamo ribellati alla natura che ci ha creati, al creatore, e ci siamo ammalati, abbiamo soffritto e moriremo disgraziati se non cambieremo programma alla nostra attuale esistenza. Queste sono le cose che noi dovremmo capire e imparare. La stessa cosa che loro qua stanno facendo 40 giorni, Giovanni già li ha terminati, quasi pochi giorni li termina, ma queste persone sono venute qua, cioè, che a casa loro mangiavano tutte le sporcizie e con i problemi delle, diciamo così, di aver non obbedito alle leggi di Dio, perché non mangiavano quello che gli era stato programmato fin dalla loro nascita.
Adesso sono qua, non mangiano più, bevono soltanto infuse d'erbe. Da come ho visto io, da come Giovanni ha fatto i suoi video, che sono su Facebook, YouTube, da come gli altri stanno conducendo la loro esistenza, e Lucia addirittura è venuta da 2 giorni e già ne ha avuto i benefici. Quindi, vivendo di sola acqua, cioè non si vive di solo pane, diceva Gesù, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, cioè nutrendoci di energia vitale, di prana, di luce solare e di tutto quello che si nutre la natura, noi possiamo vivere bene, senza malattie, tranne se non ci massacrano come hanno fatto a me fin dalla nascita per togliermi di mezzo. Vivranno una vita meravigliosa, tutto sta a loro, non a me. Io sto dando a me stessa le mie informazioni, poi sarà a loro dire e fare quello che vogliono. La preghiera in se stessa dentro di noi ci porta a uno stato di concentrazione, perché la preghiera in se stessa non fa miracoli, ci porta a uno stato di concentrazione. Questa concentrazione ci mette in connessione con i nostri corpi sottili che hanno i sensi più sviluppati e possiamo fare miracoli come lo faceva Gesù, come lo facevano i grandi maestri. La preghiera appunto è l'elemento che ci lega e come alla connessione. Se tu hai della dinamite ma non hai il detonatore, come fai a far esplodere la dinamite? Ci vuole il detonatore. Noi siamo il detonatore, il nostro cuore, la nostra mente è il detonatore. Noi possiamo modificare la materia come e quando la vogliamo. Possiamo decidere di vivere o di morire perché siamo Dio. Possiamo fare la qualsiasi cosa, solo che non lo sappiamo. E viviamo una vita da lappane.